Entrare intanto Danny Philippiers, numero 44 tra l'8 e il Belga, sta per uscire invece il numero 24, Julien Gauthier. Oddio, attacchi per il francese, che a 38,8, ottima prestazione, si piazza in quarta posizione, in quinta posizione Gauthier. E attendiamo ora Danny Philippiers, altro italiano che sale con la vetta del Tito Buono. Dio, scende dal 7 del cicchiale per poi risalire verso la parte alta, numero 81, KTM France per l'ex campione europeo di motocross Jérémy Tarroux, che va a chiudere con il tempo di 2.46. Probabilmente per il francese, ormai da qualche stagione impegnato nel mondiale di enduro con la prova estrema. Si susseguono altre partenze per i piloti, naturalmente ieri per il super test sono partiti in ordine inverso dagli ultimi classifica fino ad arrivare i primi. Oggi invece i migliori partono per primi. Intanto cappottone per un pilota che rimane sotto la moto, ora cerca di divincolarsi, anche perché Rose sta sbarrando probabilmente la strada agli altri. Il britannico della TM, arriva il numero 31 che dovrà trovare un varco per passare. Correia si scansa, Rosa al passaggio di Correia, ma lì lascia molti secondi in questa prima estrema. Intanto attenzione, numero 18 per Romain Desmoutiers, altro pilota Husqvarna, che va a chiudere i tempi che salgono sicuramente. Quello di Jordan Rose dopo la caduta, anche per il 45 sicuramente nulla di buono. Quindi le mousse, questo è una quarta, ce l'ho anch'io ma non vado su così. Intanto l'indicazione che diamo in marcia, gliela manda per non compromettere la prova del pilota. Intanto Goublet esce a 3 minuti e 46, penultimo di